Questo programma è offerto da Aprile 2014, buona domenica ai nostri telespettatori e benvenuti al VG8 7 giorni, raccoglitore dei servizi più importanti della settimana. Partiamo da lunedì 31 marzo, in cui abbiamo dato la triste notizia dell'incidente avvenuto in galleria sull'A20, 4 morti, fra cui una bambina. Mentre martedì 1 aprile ci è arrivata notizia da Barcellona della morte di un giovane scolaro durante una gita scolastica. Ma guardiamo insieme i servizi. Castelbuono Cefalù, incidente in una galleria. Sabato 29 marzo, uno schianto è avvenuto in galleria Battaglia sull'autostrada A20, sul tratto Castelbuono Cefalù, che è costato la vita a 4 persone. Morti sul colpo, una coppia Gabriele Di Maggio e la moglie Nunziatina Anatoli, di 45 e 39 anni, con la loro bimba Anna, di 7. Mentre l'altro figlio di 5 anni è sopravvissuto e adesso è ricoverato all'ospedale di Cristina, ma resta in prognosi riservata. Forse è stato un colpo di sonno che ha causato la strage. Secondo gli investigatori della Polstrada, l'autista dell'autocompattatore, Rosario Sucato, un uomo di 27 anni di Misilmeri, anch'esso morto sul colpo, si sarebbe messo al volante nonostante la stanchezza, perdendo il controllo del mezzo pesante che ha fatto da muro al passaggio della Mégane, sulla quale viaggiava l'intero nucleo familiare coinvolto nella tragedia. L'autostrada Palermo-Messina è stata riaperta ieri pomeriggio, mentre nella galleria Battaglia è stata riaperta la corsia di sorpasso. Oggi si terranno i funerali delle vittime. Il sindaco di Patti ha proclamato il lutto cittadino. Barcellona, tragedia in gita scolastica. Uno studente 14enne, Gabriele Russo, del liceo scientifico Ettore Marioana di San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, ha perso la vita precipitando dalla nave della Grimaldi sulla quale viaggiava in gita scolastica. L'incidente si è verificato alle ore 2:30 di notte e secondo le testimonianze il giovane avrebbe preso la rincorsa e raggiunta la ringhiera della nave, si è poi appoggiato perdendo l'equilibrio, compiendo così un volo dal ponte di oltre 10 metri. Subito è stato lanciato l'allarme ai compagni, immediato l'intervento dei sommozzatori che hanno recuperato il corpo del ragazzo davanti agli occhi increduli di amici e insegnanti. Carini, arrestati due giovani per furto. I carabinieri della compagnia di Carini hanno tratto in arresto per il reato di furto aggravato Guerrero Giuseppe, nato a Palermo, classe 1984, ivi residente, e Buscemi Carmelo, nato a Palermo, classe 1995, ivi residente. I carabinieri hanno sorpreso i predetti in un magazzino di pertinenza dell'hotel Porto Raiz, attualmente non in attività, mentre erano intenti a divellere gli infissi e i telai in alluminio delle porte interne dello stesso, mediante attrezzi di scasso. I due giovani sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del giudizio per direttissima. Dopo la convalida dell'arresto, i due sono stati sottoposti alla misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Messina. 600 kg d'oro rosso trafugati lungo l'autostrada A20. Gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Capo d'Orlando della stazione di polizia stradale di Sant'Angela Militello hanno arrestato due romeni per il reato di ricettazione e furto. Pare che i due siano riusciti a trafugare nella notte tra sabato e domenica circa 600 kg di cavi elettrici in rame. Con l'aiuto di un connazionale minorenne avevano caricato in macchina circa 200 kg di rame, mentre i restanti 350 kg erano stati attentamente mimetizzati in cespugli posti nell'area adiacente la carreggiata dell'autostrada A20. Ma l'auto che li avrebbe dovuti trasportare insieme al carico li ha lasciati in panne. Così, mentre erano intenti a riposizionare il materiale, sono stati sorpresi dai poliziotti. I malviventi sono scappati, ma poco dopo sono stati ritrovati alla stazione ferroviaria di Zapulla, nel comune di Terranova. I due arrestati, su disposizione dell'autorità giudiziaria, sono stati condotti presso la casa circondariale di Messina Gazzi. Rendi fantastico il momento più bello della tua vita con eleganza, raffinatezza e stile. La Schiera, sala trattenimenti, ristorante e pizzeria.
Contrada Piano di Scala a Corleone, strada statale 118, chilometro 40-500, telefono 091 8467 529. La spesa, vieni a farla da noi. Da Todis troverai i nostri prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lasciati conquistare dal profumo della gastronomia. La macelleria risponde a tutte le vostre esigenze, con preparati vari e di carne. Todis, Contrada Filaccina, a Bolognetta. Ben rientrati in studio. Adesso ci spostiamo a Ficarazzi perché mercoledì 2 aprile si è costituito parte civile al processo Argo. Mentre giovedì 3 aprile a Palermo, durante la trattativa Stato-Mafia, Di Matteo si è visto prosciolto. Guardiamo i servizi. Ficarazzi. Il comune si è costituito parte civile nel processo denominato Argo. L'amministrazione comunale nei giorni scorsi ha aderito al programma del centro studi Pio La Torre, impegnandosi a proseguire un percorso volto alla lotta contro ogni forma di illegalità. L'amministrazione ha dato mandato all'avvocato Barcellona di difendere l'ente comunale per tutelare l'immagine del comune. Il comune utilizzerà i fondi nazionali che coprono interamente le spese di rappresentanza in giudizio nei confronti di chi è sotto processo per fatti di mafia. L'operazione Argo, scattata l'8 maggio 2013, ha portato all'arresto di 21 persone, considerate affiliate al clan di Bagheria, Altavilla e Casteldaccia. L'operazione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e del ROS fu coordinata dal procuratore aggiunto Leonardo Agueci e dai suoi sostituti Francesca Mazzocco e Caterina Malagoli. In cima alla lista degli imputati c'è Gino Di Salvo, considerato il nuovo reggente del mandamento di Bagheria. Il suo fiduciario sarebbe Sergio Flamia. Anche i comuni di Bagheria e Casteldaccia si sono costituiti parte civile nel processo in questione. Il primo cittadino, Paolo Martorana, al riguardo afferma: «Riteniamo che la Costituzione come parte civile non sia solo un atto dovuto, ma una profonda volontà da parte dell'amministrazione che rappresento, volontà manifestata anche durante il Consiglio Comunale da tutta l'Assise». Palermo. Trattativa Stato-Mafia, prosciolto Di Matteo. Non ci sarà alcun processo disciplinare per il PM di Palermo Nino Di Matteo. Dopo essere stato accusato di aver rilasciato un'intervista nella quale parlava dell'esistenza di un rapporto telefonico tra Giorgio Napolitano e Nicola Mancino, intercettate nell'inchiesta sulla trattativa Stato-Mafia, accolta quindi la richiesta del PG della Cassazione. Precisamente a Di Matteo era stato imputato di aver violato la riservatezza del capo dello Stato. Le dichiarazioni le aveva rilasciate durante un'intervista alla Repubblica. A scagionare Di Matteo sono bastate le indagini da parte della Procura Generale della Cassazione, dalle quali si evince che dell'esistenza di queste conversazioni se ne fosse parlato già il giorno prima su molte testate online e anche dal settimanale Panorama. Da qui cade anche l'accusa verso Francesco Messineo, procuratore di Palermo, che era stato accusato di non aver segnalato i comportamenti di Di Matteo. Bagheria, insediato commissario. Si è insediato ieri a Bagheria il nuovo commissario prefettizio, nominato con il decreto presidenziale numero 72 del 31 marzo 2014, dopo la mozione di sfiducia votata nei confronti del sindaco Vincenzo Lomeo lo scorso 21 marzo, di cui si prende atto con lo stesso decreto. Al commissario straordinario, dottoressa Michela Savina Laiacono, che guiderà la città fino al giorno delle prossime elezioni del 25 maggio, sarà corrisposta un'indennità mensile prevista dal decreto presidenziale dell'8 maggio del 2009 a carico del comune di Bagheria, pari a 2.980 euro. Monreale. Crolla tetto di una chiesa. Tragedia sfiorata. Tragedia sfiorata a Monreale. Ieri mattina, intorno alle 6.30, sono crollati parte dell'atrio e dei calcinacci della chiesa di San Castrense. Fortunatamente, vista l'ora, nessuno è rimasto ferito. Ad essere danneggiati però i banchi e altro materiale della chiesa. Dal forte boato è stato svegliato il parroco Don Antonio Crupi. In tarda mattinata è partita l'opera di bonifica e di pulizia della chiesa del materiale crollato. Spetterà alla Soprintendenza ai Beni Culturali valutare l'entità del danno e le cause. Momentaneamente le attività ecclesiali si svolgeranno nella sala adiacente alla chiesa.
La Sicilia è una terra che merita di essere raccontata. I siciliani un popolo che merita di essere ben informato. La Sicilia e i siciliani avranno quello che meritano. E questo è lo slogan del nuovo portale di informazione trinacrianews24.it. Il sito sarà online da mercoledì 5 marzo. Corrispondenti da tutta la Sicilia. Notizie sempre aggiornate su sport, spettacolo, politica, attualità. Un portale di informazione costituito da giovani universitari uniti non solo per la passione per il giornalismo, ma da un profondo senso civico che li porta verso il bisogno di raccontare la propria terra. Canale 8 Palermo sarà media partner ufficiale. Trinacrianews24.it sta arrivando. Noi siamo pronti. E voi? You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Rieccoci nuovamente in studio. Adesso venerdì 4 aprile, ennesimo incidente ad Agrigento, 5 feriti. Mentre sabato, proprio ieri 5 aprile, terremoto in Sicilia, paura tsunami. Ma guardiamo i dettagli nei servizi. Agrigento, incidente stradale, 5 feriti. Brutto incidente avvenuto nello scorso pomeriggio nella statale 115 nel tratto che collega Sciacca e Ribera. Al momento i feriti sarebbero 5, di cui 2 gravi. Le reali cause che hanno portato alla collisione sono ancora da accertare. Si sa solo che si sono scontrati un auto articolato e un furgone Ford Transit. Il mezzo pesante si è ribaltato, bloccando la strada. Il conducente del camion che trasportava arance è rimasto praticamente illeso, mentre i feriti più gravi sono 2 operai che viaggiavano sul furgone e sono stati trasportati all'ospedale civico di Palermo con un elicottero del 118 atterrato sulla sede stradale. Sicilia. Terremoto, paura, tsunami. Una forte scossa di terremoto è stata rilevata in Grecia alle ore 22 di ieri sera 4 aprile. Un sisma di forte entità di magnitudo 5.6 con epicentro in mare a circa 142 km di profondità. Tale sisma è stato percepito distintamente dai paesi limitrofi fino in Italia alle ore 22.11 di ieri sera. La scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia, a Francofonte, in provincia di Siracusa. Molte segnalazioni indicano che la scossa è stata percepita nel sud Italia, soprattutto in Sicilia e in Puglia, Manduria e in provincia di Taranto. Attualmente non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita in modo evidente a Catania, Caltagirone, Augusta, Palagonia e Niscemi. La notizia è stata fatta circolare immediatamente sui social, segnalazioni anche dalla Calabria. La paura peggiore è il pericolo di tsunami, visto il triste precedente cileno. Bagheria, arrestato titolare del bar Bacio Nero. Il titolare del bar Bacio Nero di via Papa Giovanni XXIII a Bagheria è stato arrestato dai carabinieri per furto aggravato di energia elettrica. L'uomo infatti avrebbe sottratto energia elettrica per 20.000 euro. Il locale commerciale registrava un consumo di energia inferiore rispetto a quello effettivo per via dello stratagemma del magnete apposto sul contatore. L'uomo è stato giudicato in via direttissima ieri ed è tornato in libertà in attesa di processo. Villa Abate, grande partecipazione all'inaugurazione della mostra La cultura per una nuova primavera villabatese. È stata inaugurata presso l'aula Rocco Chinnici della Biblioteca Comunale Edoardo Salmeri, alla presenza di un folto pubblico e dei liceali del Danilo Dolci, la mostra pittorica La cultura per una nuova primavera villabatese. Sarà visitabile fino a domani, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19, dove saranno esposte numerose opere di artisti siciliani contemporanei. A presentare l'iniziativa, Caterina Vitale, che ha introdotto le personalità principali. L'avvocato Giovanni Chinnici, figlio del giudice Rocco, ucciso dalla mafia nel 1983, e dal quale è intitolata l'aula dove si è svolto l'evento.
I pittori Franco Locascio, Mario Pecoraro e l'esperta comunale per le politiche per la legalità Giuseppina Tesauro, sindaco Francesco Cerrito e il vice sindaco Francesco Giglio. Il figlio del giudice Chinnici si è soffermato sul valore della bellezza, invitando i giovani a riscoprirla partendo proprio dalla nostra regione, luogo spesso deturpato dalla barbarie e dall'indifferenza umana. Franco Locascio ha invitato i presenti e soprattutto i giovani ad essere creativi e a scoprire tutte le minime sfaccettature dell'arte che trovano spesso spiegazione nell'animo dell'artista. Mario Pecoraro si è soffermato invece sul ruolo dell'Ali Art, punto d'incontro di arte e di cultura. Apprezzamenti da sindaco, vice sindaco ed esperta per la legalità Giuseppina Tesauro. Siamo giunti al termine del VG8 7 giorni. Come ogni settimana vi ricordo che potete interagire con noi attraverso la pagina Facebook VG8 Informazione, guardarci in streaming con il sito www.canale8.tk o sul nostro canale YouTube Canale 8 Palermo. Vi ringrazio per la preferenza, vi auguro una buona domenica e alla prossima settimana. Questo programma è stato offerto da domenica a tutti voi da parte del nostro direttore Antonio Sanò. Previsioni per il 6 aprile, tempo in miglioramento al nord e al centro, instabile purtroppo con temporali al sud ancora. Ecco il dettaglio: al nord venti più settentrionali puliscono il cielo su tutte le regioni, dove il sole dominerà per tutta la giornata. Qualche occasionale piovasco potrà verificarsi ancora sui rilievi di nord-est, molto mite di giorno. Al centro il tempo migliora decisamente un po' ovunque, con una nuvolosità sparsa sulle regioni adriatiche, qualche foschia mattutina sulle valli appenniniche tra il Lazio e l'Abruzzo. Raggiungiamo le regioni meridionali, dove sarà presente ancora una nuvolosità diffusa con piogge, anche temporali, specie nel pomeriggio, e questo su gran parte delle regioni peninsulari e sulla Sicilia orientale. Possibili grandinate in Calabria, attenzione, migliora entro sera con ampie schiarite. Nevicate in Appennino le avremo sopra i 1800-2000 metri. Venti in prevalenza dai quadranti settentrionali con locali rinforzi sullo Ionio. Minime in leggero aumento, specie al nord, e le vediamo previste tra i 9 e i 16 gradi su tutte le regioni. Durante il giorno prevediamo 21-23 gradi al nord e al centro, non oltre i 21 gradi al sud. Bene, l'aggiornamento, carissimi amici, finisce qui per il momento. Vi auguro di trascorrere una felice giornata in compagnia di ilmeteo.it, il sito che non vi lascia mai soli, nemmeno di domenica. Buona giornata con l'almanacco Barbanera. Oggi è il 6 aprile, si ricorda San Pietro da Verona martire. Il nome Pietro viene dal latino Petrus, tratto a sua volta dal greco Petros, col significato di pietra, dal termine petra, comune a entrambi le lingue. L'origine del nome si lega al culto di San Pietro, che viene così chiamato dallo stesso Gesù. Dice il proverbio: per i santi, manicotto e guanti. Sono nati oggi Raffaello Sanzio, Jean-Baptiste Rousseau e Eugenio Scalfari.
Il 6 aprile 1896 aprono ad Atene i primi giochi olimpici dell'era moderna. Furono per l'epoca il più grande evento sportivo internazionale mai organizzato. Alla cerimonia di apertura allo stadio Panathinaikon erano presenti circa 80.000 persone. Nel 1973 viene lanciata la sonda Pioneer 11, la seconda missione spaziale dopo il Pioneer 10 a raggiungere Giove e la prima ad esplorare Saturno e i suoi anelli. Infine, il 6 aprile 2005 muore Ranieri III di Monaco, il principe amatissimo dai suoi sudditi, aveva 81 anni. Coco Chanel ha detto: "Non mi pento di nulla nella vita, eccetto di quello che non ho fatto". Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, domenica 6 aprile. Ariete, un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza dei vostri standard. Colpa della luna in cancro che apporta intralci e confusione. Controllare l'emotività può essere un'impresa nel corso di una discussione in famiglia. Incomprensioni. Toro, spalleggiata da Nettuno in Pesci, la luna in cancro assicura momenti meravigliosi e la serenità in famiglia ne sarà una conseguenza immediata. Presentatevi con un piccolo dono ai figli o al partner. Sarà un buon modo per rendere il clima festoso. Gemelli, nonostante una fase poco esaltante dal punto di vista professionale, grazie all'esperienza accumulata riuscirete a trovare soluzioni efficaci. Piccoli guai legati alla quotidianità, studiate nuove strategie per risolverli e non perdete la calma. Cancro, problemi in apparenza insolubili si risolvono quasi in automatico. Avete amici generosi e la lucidità necessaria per tenere tutto sotto controllo. L'intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni prodigiose per i problemi che vi stanno cuore. Leone, nel caso urge una messa a punto della situazione, contate oggi su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo indietro, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria. Vergine, senso pratico e serenità interiore vi sosterranno qualora doveste affrontare scelte importanti nell'ambito familiare o professionale. La luna viaggia con voi, dando profondità alle vostre intenzioni, arricchite dall'intuito e dalla lucidità. Bilancia, questa luna in cancro ha il valore di un banco di nebbia nella vostra esistenza, scompiglia le emozioni e vi fa perdere di vista i sentimenti. Qualora attendeste degli ospiti, siate pronti ad accettare defezioni o imprevisti dell'ultimo minuto. Scorpione, un bel trigono d'acqua a vostro favore, complice un elemento sorpresa, una crisi di coppia si ricompone, emozioni forti e tenere coccole. Giornata all'insegna del successo e dell'appagamento interiore, in primo piano sentimenti e famiglia. Sagittario, una giornata positiva, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo e dalla buona sorte, avete ottime chance per riuscire. Prendete in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie comuni. Capricorno, la minacciosa opposizione della luna vi manda a terra al primo attacco, ma di certo non siete i tipi che si lasciano sconfiggere facilmente. Sfoderando la vostra proverbiale tenacia, riuscirete a tenere la situazione sotto controllo. Acquario, qualche piccolo problema pratico rende la giornata più faticosa, ma conoscete bene come indirizzare il vostro impegno per avere successo. Tenete duro se le circostanze lo richiedono, facendo dell'organizzazione la vostra parola d'ordine. Pesci, vivacizzata dal trigono di Nettuno, la luna in cancro premia l'audacia delle vostre scelte, garantendovi l'approvazione e la stima degli altri. Sentite l'appoggio di chi vi sta intorno e un piacere che non avevate proprio messo in conto.